Allora, parto con l'aborto. Anche l'Unione Europea ha bacchettato il governo italiano nel decreto ieri approvato alla Camera. Diciamo che non c'è nessun legame con la legge dell'aborto, dicono da Bruxelles. Non riapriamo conflitti ideologici del tutto inutili. C'è una legge, va applicata, c'è da tanto. Consentiamo che sia applicata a tutte le donne che lo richiedono. Punto. Presidente, le europee ormai sono alle porte, voi avete iniziato la selezione dei candidati come sempre dal basso, lunedì ci sarà la parola definitiva sui candidati che porterete in Europa, che vorreste portare in Europa. Come sempre c'è stata questa prima tornata di votazioni interne, ce ne sarà una seconda e poi alla fine avremo la lista definitiva con qualche innesto, qualcuno ha già anticipato che c'era la possibilità di poterci giovare anche dell'apporto di personalità, anche che abbiano in termini di competenza, di capacità, ci rafforzino nelle politiche che vogliamo portare in Europa per farci sentire sempre più determinati. Ci dica un altro nome, ci faccio un regalo. Eh no, stasera. Oggi non lo posso fare. Sulla candidatura di Salis, come commenta questa scelta? Ma a parte che non mi sembra elegante commentare le candidature altrui, poi nel caso della Salis direi proprio che la massima astensione, lasciamo fare a chi ha deciso con i familiari questa candidatura.